Rettore, domanda secca, l'Università di Teramo come sta? L'Università di Teramo sta benissimo perché è una università unica e il focus anche della comunicazione di quest'anno sarà proprio questo. Noi abbiamo 5 poli di formazione che sono unici a livello regionale e a livello macro-regionale. È il polo giuridico, quindi giurisprudenza, scienze politiche, scienze della comunicazione, veterinaria e bioscienze e tecnologie agroalimentari. Quindi è un, come dire, una comunità della conoscenza e del sapere che si basa su queste 5 unicità, che sono delle unicità che poi hanno dei riscontri socio-economici molto molto importanti. Quindi sulla base di questo, della nostra forza, del nostro essere comunità del sapere e della conoscenza, con una forte impronta legata all'inclusione, non dimentichiamolo, all'internazionalizzazione, e quando parliamo ovviamente di inclusione e di internazionalizzazione non possiamo non parlare di pace. Basti pensare all'accoglienza degli studenti ucraini, all'accoglienza degli studenti afghani e a questo nuovo percorso unico in Italia e oserei dire anche in Europa di iscrizione delle persone disabili non in possesso del diploma ma in possesso dell'attestato di frequenza delle superiori, che si possono iscrivere a determinati corsi di laurea per conseguire un attestato di frequenza di un percorso universitario. Quindi inclusione, sostenibilità, pace. E anche dal punto di vista strutturale cresciamo e entro la fine del 22 avremo degli elementi fondamentali, quindi legati proprio al lancio del bando europeo proprio per le strutture, quindi la posa delle prime pietre, ma quindi vedremo qualcosa di concreto. Quindi continuiamo a crescere, ma continua a crescere l'entusiasmo e devo dire continua a crescere l'attenzione del territorio, inteso non solo come Abruzzo, non solo come Italia, ma come mondo verso la nostra università, piccola ma molto molto caratterizzata.